Aveva fatto un buon precampionato anche un anno fa, ma ora sta veramente tornando sui suoi livelli. Florian Thauvin si candida a guida della squadra e per uno a cui piacciono le responsabilità, la 10, con il massimo rispetto per De Olofeu e la fascia di capitano, sono cose stimolanti. Alla faccia delle voci di mercato, Thauvin si siede in conferenza e fa capire di volersi prendere in mano la squadra. Sì, sto molto felice di volvere a questo livello. Sta lavorando tantissimo per questo, anche lui questa sensazione, questa percezione, sta lavorando molto duro e sente che per lui può essere l'anno della conferma ad alti livelli sugli standard, come dici tu, dell'Arsia. Della confirmazione dove voy a tener el nivel que tenía en el Marsella. Más, pero era decisión de los otros entrenadores. Responsabilità che lui gradisce però alla fine personalmente molto, perché è un giocatore che ha grandissima esperienza internazionale, ha giocato più di 400 partite, gioca da 14 anni professionista, ha vinto un mondiale, ha giocato Champions League nelle competizioni europee, quindi pensa che sia normale che lui abbia questo tipo di responsabilità, se magari negli scorsi anni non l'ha avuta tanto, è stata anche dovuta ad alcune scelte di alcuni allenatori più tecnici, insomma, ma lui per lui non è assolutamente un problema, anzi. Responsabilità también que personalmente quiero. Pasa más pienso. Chiaramente avendo tanta esperienza gli capita di raccontare, no? Anche un po' quelli che sono stati i suoi anni passati, ma col passare, per vedere la sua carriera, ho imparato ad apprezzare il fatto di essere un giocatore importante di riferimento per il club. È stato così a Marsiglia, dove ho giocato 8 anni e da ricordi eccezionali, e più passa il tempo, più sente anche orgoglioso di essere questo brudinese, gli piacerebbe molto proprio consolidare questo suo stato. Giocatore importante di questo club nel futuro. Al fianco del talento transalpino c'è invece Hassan Camara, che sfoggia un ottimo italiano, con il quale fa capire ai giornalisti dei concetti anche chiari. Va bene l'analisi tattica, ma alla squadra serve il cuore, ritrovare il sorriso tutti insieme, mettendo fine alle paure che hanno attanagliato il gruppo lo scorso anno. Per iniziare, io ero come wow, siamo ancora in Serie A. E era difficile, quindi quest'anno non c'è tempo da perdere, e quest'anno è il nostro anno. Dal ritiro eravamo un po' con paura, ancora un nuovo allenatore, era un po' difficile, però abbiamo trovato la gioia. E lavoriamo con la palla, proviamo da trovare il nostro modo di giocare, e veramente adesso siamo contenti.